usiamo la compressa a settimana. Allora, so che non si vede praticamente niente, ma è lunedì mattina, piove, e è veramente terribile iniziare la settimana così, ma non ci possiamo fare niente, perciò spero di riuscire ad affrontarla al meglio perché io non riesco più a riposare. Fanciulli, sembro un pulcino spelacchiato, devo dire. E niente, sono tornata da lavoro, passo dai miei che devo appoggiare la schiscetta e devo in realtà recuperare i vestiti invernali perché non c'ho più una mazza a casa. Fanciulli, allora, sono a casa dei miei, per fortuna, sono passata perché praticamente ho ritirato adesso un pacco di Amazon e ci tenevo a farvi vedere velocemente prima di riprendere, insomma, la strada verso il ritorno di casa, farvi vedere un po' di accessori che ho preso. Allora, uno è questo qui che spero si riesca a vedere ed è praticamente l'adattatore per il cavo del telefono, insomma, per il cavo che c'è proprio all'interno dell'iPhone in sé. Poi ho preso questo che è wireless, spero si veda qualcosa. E poi mi sono presa questa qui, che è praticamente, adesso poi magari ve la faccio vedere a casa per bene indossata, è una, sia una cover che due proteggischermi, che sono questi. Uno, insomma, è sempre è utile averne in più, ma in realtà l'ho preso principalmente perché, adesso vi faccio vedere, c'è anche il proteggi telecamere, ok? E poi c'è questa, insomma, questa qui, che è magnetica, questa cover qui, trasparente, magnetica, con dietro appunto questo che vi segnala il magnete. Niente, mi sono presa appunto in realtà queste due cover, una trasparente e una azzurra, perché mi piace tantissimo quella azzurra che ho su indosso, insomma, adesso nell'iPhone. E niente, quindi dopo questo torno su a casa, perché alla fine meno male che ho aspettato, perché appunto non c'è oggi la custode, quindi se no mi sarei ritrovata, non so, il pacco dove, onestamente, perché ogni tanto Amazon consegna, ma le consegna proprio, le lascia in giro. Detto questo, torniamo a casa, che secondo me mi aspetta una bellissima pioggia, un bellissimo traffico, insomma. Sto correndo, la carta pomodoro. E buongiornissimo, io sono praticamente in un ritardo atroce, ormai la mia vita diventa praticamente così quando piove. Devo scendere all'alba, oggi però sono scesa giusta come scendevo in precedenza. Anche oggi, martedì 5, se va al lavoro. Buongiorno, mamma mia ragazzi,
Oggi è giovedì 7. Buongiorno, cioè ormai buonasera, oggi è il 7 ed è giovedì. Io sono rimasta appunto a Milano perché stasera ho una cena di lavoro, quindi rimango su dai miei, insomma, e sono uscita. E niente, in realtà mi sono fatta una buona merenda, adesso vi faccio vedere che cosa mi sono comprata. La faccia mia mi sono presa da Alice, ok, che sta praticamente a 5 minuti da casa dei miei, e mi sono presa questa che è con la stracciatella e questa con le patate. La pizza di Alice, secondo me, è una delle pizze più buone che ci possano essere, io la amo, cioè me la mangerei anche a colazione, e quindi adesso mi mangio tutto questo ben di Dio. E poi vengo pure la cena. Ragazzuoli, buonasera. Io sono stanchissima, lo so che non mi dovete tagliare così sul letto assolutamente. Comunque, sono qua dai miei perché appunto sono tornata da lavoro e devo raccattare le mie cose e ritornare a casa. Però, finalmente, è arrivato un regalo. Marco di solito non tende a vedere i miei video e comunque è arrivato il suo calendario dell'avvento. Niente, insomma, non so neanche come nasconderlo perché domani siamo qua dai miei perché è il compleanno di mia cugina e andiamo a cena in un ristorante qui a Milano, è un ristorante filippino. Però lo devo nascondere sto coso, dove lo metto? Vabbè, ve lo faccio vedere, va. Come potete vedere, eccolo qua. Ta-da! Scusate, devo zoomare per forza perché sopra poi ci sono i dati. E niente, se cercate su internet questo viene fuori. Spero ovviamente che Marco non veda mai sto video. Allora, buonasera, eccomi qua. Io sono tornata alla base definitiva e niente, praticamente sto facendo il video con il grand'angolo, che è una figata. Comunque volevo far vedere le mie unghie terribili, non vedo l'ora di togliermi questo maledetto semi permanente e tenere le unghie libere perché ce le ho dal matrimonio così, mamma mia. Oh, onestamente devo mettermi domani d'impegno a sistemarle per bene, insomma, poi voglio mettere uno smalto trasparente perché sono un attimo disastrate, molto molto disastrate, non vi dico sta mano come messa, cioè vabbè. Ok, volevo farvi vedere dei prodotti e aspettate un attimo che ritorno con l'angolazione normale che sembra troppo larga sta roba, no, così è troppo stretta, così mi piace di più. Sto facendo le prove a questo nuovo telefono. Comunque, volevo farvi vedere un po' di prodottini, ok, questi no. Però vi volevo far vedere questi, che appunto sono dei prodotti per chi mi segue da tanto tempo. Sapete che io la Dr. Dart ogni tanto, sporadicamente, periodicamente mi manda i suoi prodotti. È un marchio che io super, mega, iper adoro. In realtà era tutto dentro una confezione. Vabbè, questi sono campioncini e non c'entra niente. Era tutto dentro una confezione proprio con tanto anche di cappellino. Ve lo faccio vedere. Vedete questo cappello della Chica per Express con tanto di stickers adesivi dentro. Guardate, ma che ridere. Questi adesivini. Va bene. Allora, l'unico prodotto che non voglio aprire è questo qua, dopo ve lo faccio vedere, che è appunto il Tiger Grass Color Correcting Treatment, questa crema, perché la voglio lasciare intera così. Qualora la dovessi finire, non penso perché ne ho altre due da finire, però insomma al massimo boh, vedo se regalarla o meno, ma comunque cioè, voglio non evitare di aprirla, ecco. Perché io questa crema qua che uso tutti i giorni, che ho bellamente dentro il mio armadio, disordinatissimo, evito di farvi vedere, ed è appunto questa crema. Ed è appunto questa crema qui, ok, che io utilizzo tantissimo, come potete vedere. Ho anche la versione travel, le metto ovunque. Ho un'altra confezione dai miei che tengo lì, in realtà la uso anche mia mamma. E questa è una crema proprio storica, cioè io veramente ho perso ormai il tempo. Insomma, non mi ricordo minimamente, ecco, da quanto tempo la utilizzo. Comunque è favolosa. Questa uniforma tantissimo il viso. Io la uso tante volte solo come base viso, ma poi appunto faccio un po' di contouring e me ne vado. Cioè, lo uso come una sorta di primer barra fondotinta, diciamo così. Metto questa e poi metto il correttore, ok?
e uniforma tantissimo la pelle. All'inizio fa quella patinina bianca che però poi dopo, anche con me che sono scura, si amalgama il tutto e uniforma proprio l'incarnato. È vero che non ho neanche particolari problemi di pelle. Ok, cerca di dire questo. Vedremo poi quando smetterò la pillola in che condizioni sarà il mio viso. Ora mi ritornino tutti i bubboni di brufoli che c'avevo. Fatto sta che comunque appunto questa è una crema proprio, è un must have che vi super super consiglio. Volevo farvi vedere anche questo che è il siero che io utilizzavo in combo quando ero appunto ancora a Milano dai miei. Tutte e due le ho sempre utilizzate. E era da un po' che appunto l'avevo finito. Sapete che io sto provando altri stieri qui, c'è cioè questo qui della Bare Mineral. Dietro ci sono altri prodotti che non sto neanche qua ad elencarvi, ma comunque sto testando altri stieri, quindi voglio aspettare un attimino prima di aprire questo, che sennò apro 250 cose contemporaneamente. Volevo fare vedere anche questo qui, che praticamente è una crema. In vista appunto dell'inverno, è una crema che io tendenzialmente, allora, l'avevo provata quest'estate nel campioncino, non era proprio un campioncino, ma era una confezione piccolina che mi avevano mandato in una sorta di tipo set travel viaggio. Avete presente, insomma, quei kit da viaggio, ecco. E l'avevo usata, mi ricordo. Pazzesca, veramente, a parte super super idratante. E niente, insomma, questa qui volendola si può utilizzare sul corpo, sulle mani, io soprattutto le mani durante l'inverno, quindi questa qui non vedo l'ora di. In realtà mi sa che l'avevo già anche provata, però solo tipo una volta così tanto per aprirla e sono contenta di aver ricevuto appunto la confezione più grande. Ultima cosa, contate che tutto questo set della Chica Pear è indicato per le pelli arrossate, tendenzialmente, ok? E quindi niente, quest'inverno mi aiuterà tantissimo perché è veramente super idratante, super 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 in vista dell'inverno, mani, insomma. Non vi dico le mani come mi si riducono adesso. Quest'anno, dopo tanti anni, riaffronterò di nuovo un inverno sul motorino. Quindi, ultima cosa che vi volevo far vedere: questa non l'ho mai provata. È una mousse, appunto per il viso. E volevo provarla oggi con voi. Allora, contate che io di solito uso questa qui. Questa l'ho presa in farmacia, l'ho pure appunto ordinata e io con questa mi ci trovo benissimo, ma veramente, veramente, veramente tanto bene. Però questa appunto è una mousse nuova, boh, chissà, vediamo come lava. Ora, contate che siete sopra la mia crema corpo in questo momento, mamma mia, che professional che sono, devo dire. Niente, praticamente io di solito per struccarmi utilizzo queste salviettine qua che ho preso su Amazon in uno dei miei acquisti un po' ecosostenibili, diciamo così, cerco di non utilizzare più dischetti, a parte per quando devo rimuovere smalti, cose del genere, però tendenzialmente al massimo uso i fazzoletti, insomma, me la cavo. E sono dentro questa bustina, tendenzialmente arrivano così. Praticamente io quelli usati li metto qua dentro, perché poi metto lo smacchiatutto e li metto in lavatrice a fine settimana. Ultimamente con l'inverno, eccetera, sono più invogliata a truccarmi, a differenza dell'estate che non mi va tanto di spiattellarmi le robe in faccia, quindi io di solito faccio proprio due robe in croce, correttore perché la mattina faccio paura, un po' di contouring per darmi colore che sembro gialla, cioè sottotono giallo terribile. Quindi per struccarmi semplicemente, dato che sto aspettando che si tolgano tutte le extension alle ciglia e voglio un attimo lasciarle respirare e mettere dei sieri per un attimo rinforzarle, poi magari, non so, verso gennaio metto, come si dice, le rimetterò, ecco. Comunque, utilizzo sempre questo qui della Bioderma che praticamente sono meno della metà e non mi metto tanta roba in faccia, quindi diciamo che non ho bisogno di chissà quale struccante. Aspettare appunto che si tolgano tutte queste ciglia è un periodo terribile per le mie ciglia. Perché non ne voglio neanche strappare, però nel senso ho praticamente due ciuffi qua sull'occhio destro. Vabbè, tralasciando questa cosa, stendiamo un velo pietoso alle ciglia finte che sono bellissime, ma appunto poi quando le dovete togliere e fare pausa è un bordello, anche perché se ve le strappate vi strappate tutte le ciglia, quindi non vi conviene, io aspetto. E niente, quindi io mi strucco con questo, mi trovo bene, insomma, ripeto, non faccio un trucco pesante, non dovrei utilizzare solo l'acqua micellare, ma anche altro. Io sulle labbra metto il burro cacao o la vasellina, non metto neanche più chissà che cosa, insomma, metto quasi niente, ecco, c'ho una marea di trucchi che non uso.
Cioè, è talmente sigillato che lo dovete togliere così. Eccolo qua. Allora, forse ce la posso fare. Ok. Oddio, è verdognolo. Non so se si vede. È simile. Sembra... Non mi ricordo, era... Il colore è molto simile a... Vedete? Vabbè, forse ho esagerato. È molto simile a una maschera che avevo provato tipo un sacco di tempo fa. Comunque, mi lavo il viso con sta roba e vediamo che cosa viene fuori. Hai finito, amore? Sicuro? No. Quindi? Hai finito. Eh? Mm. Vabbè, comunque, ma mi lavo il viso con sta roba e vediamo cosa viene fuori. Mi sembra anche abbastanza idratante, che mi sento la pelle super morbida, quindi diciamo che il suo dovere lo fa. Come first impression, ottimo. Però ovviamente vi farò sapere poi nei giorni successivi, voglio capire se poi dopo tira la pelle, ma non penso. E niente, insomma, questa qui è la mia fase di struccaggio molto professional, no, non faccio nulla di che, insomma, anche perché, ripeto, non mi metto neanche più di tante robe in faccia, perciò... Però non mi dispiace per niente, non ha un particolare odore, vero? No, praticamente è come se non ce l'avesse. Ok, noi siamo Brandi per partire. Ciao amore. Ciao. Saluta. Ciao. Cazzo, ma non ti riconosce. Saluta. Ciao. Okay. Non ti riconosce. Boh. Vabbè. No, che sai che tipo quando parli se ti dovrebbe mettere il focus? Non lo so. Comunque sto ancora provando questa videocamera. Stasera per la prima volta Marco andrà in un ristorante filippino, come se non avesse mai mangiato e che non, come se non sappia già cucinare filippino, giusto? Devo fare una mini conclusione perché i miei weekly vlog vengono sempre senza conclusione, cioè li taglio così e poi vengono chiusi. Oggi è domenica, alla fine abbiamo fatto un po' di faccende domestiche, quindi insomma dovevo perlomeno iniziare a pensare al video che devo registrare domani, però non lo so. Nel senso che trattare, ecco, insomma sarebbe sempre in ambito infermieristico, ma... Se riesco a registrarlo oggi, bene, se no penso che lo registrerò domani, però non lo so, devo vedere un attimo. E niente, prova a parlare amore. Ciao. Non ti prende. Secondo me devo modificare qualcosa... Insomma, sto utilizzando la modalità cinematografica, quindi sto un po' provando sto nuovo iPhone e c'è da dire che la registrazione in modalità statica con effetto cinematografico è super perché mi fa quel focus con dietro lo sfondo tutto sfocato stupendo, però non ho capito perché in teoria anche dovrebbe tipo riconoscere i soggetti che parlano e inquadrare i soggetti che parlano si muovono, però... Amore, parla. Ciao. A meno che io non lo clicchi, non si vede. Boh, vabbè. Non importa. Cercherò di capire un attimino, anche guardando magari qualche altra recensione. Ci vedremo prossimamente. Con le mie ciglia nuove. Ciao. Registra in 4K.